Trovati, fa piacere ogni tanto aprire il giornale con una notizia positiva, una bella notizia che tutti aspettavamo. La bella notizia è che 4 dei 12 ragazzi che sono intrappolati da oltre 2 settimane in una grotta sotterranea della Thailandia sono stati liberati, sono fuori. Tutto è andato bene, è avvenuto tutto nella giornata di oggi, i ragazzi sono in questo momento stati portati in ospedale. E si trovano in buone condizioni, forse uno in condizioni un po' più serie, ma tutto è andato davvero bene. E a questo dedicheremo naturalmente l'apertura del giornale, vi faremo vedere le immagini dei soccorsi, ma anche le immagini del ritrovamento di questi ragazzi e vi racconteremo, cercheremo di raccontarvi come è avvenuto questo salvataggio incredibile, perché il tragitto è stato davvero complicato da percorrere. Infatti in questo momento i medici li devono curare non soltanto per lo shock post-traumatico che hanno subito, ma anche per le possibili pericolose infezioni che potrebbero aver contratto all'interno della grotta e durante il tragitto. Naturalmente i festeggiamenti e la gioia della Thailandia, ma di tutta la comunità che ha seguito ora per ora, giorno per giorno, questa drammatica vicenda è soltanto parziale, a metà, perché restano ancora intrappolati l'allenatore e gli altri ragazzi, i ragazzini della squadra. Probabilmente i soccorsi riprenderanno tra una decina di ore, condizioni meteo permettendo, questo hanno comunicato le autorità di soccorso e i Navy SEAL, che insieme a subinternazionali venuti da tutto il mondo si trovano appunto in questo momento in Thailandia. Ci occuperemo nel giornale però anche delle altre notizie più strettamente vicine a noi. Innanzitutto la questione migranti, che è tornata in primissimo piano, perché ieri sono sbarcati a Messina 106 migranti che si trovavano a bordo, erano stati salvati da una nave militare irlandese, la Samuel Beckett, e questo ha riacceso la questione, perché il ministro dell'interno Salvini ha annunciato dopo questo sbarco di voler chiudere i porti italiani non soltanto alle organizzazioni internazionali ma anche alle navi militari. Questo però ha creato una polemica non soltanto dovuta a motivi umanitari, a chi è contrario alla chiusura dei porti, ma anche al fatto che il Ministero della Difesa proprio poco fa ha annunciato che in realtà non è competenza del Ministero dell'Interno questo, perché questo sbarco è avvenuto grazie a un accordo che è stato stilato in sede europea che fa capo alla missione che si chiama Sophia, di cui l'Italia ha il comando. Dunque ridiscutere questa missione può essere fatto a livello del Ministero degli Esteri e della Difesa, non del Ministero dell'Interno. Dunque vedremo che cosa succederà su questo. Ma parleremo anche di altre questioni politiche. Cioè è stata una lite, una discussione piuttosto forte tra il leader di Forza Italia Berlusconi e il capo politico del Movimento 5 Stelle in merito al primo provvedimento del governo, cioè quel decreto dignità che dovrebbe rilanciare l'occupazione e il mondo del lavoro, e che invece secondo Berlusconi è un decreto che va contro gli imprenditori, che peraltro avevano già manifestato perplessità su quel provvedimento. Sentiremo anche su questo la replica di Di Maio, così come sentiremo lo scontro che si sta consumando in queste ore al Calor Bianco dopo la apparente tregua di ieri tra le varie anime del PD, che appunto durante l'assemblea sembravano essere rimaste su posizioni di armonia, e invece oggi sono state critiche molto pesanti da parte del segretario Martina nei confronti di Renzi, ma anche da parte del sindaco di Milano Sala. E poi naturalmente non potremo non ricordare la morte di Vanzina, del regista che si è spento a Roma e che ha raccontato dagli anni 80 oggi vizi e difetti dell'Italia in quell'evoluzione della commedia all'italiana che è stata ribattezzata Cine Panettone. Vi aspetto tra 30 secondi per i titoli, per questo ed altro. Sono 4 i ragazzi fatti uscire sinora dalla grotta di Tham Luang in Thailandia. Le operazioni di recupero degli altri 8 e del loro allenatore riprenderanno domani. Nei soccorsi impegnati 90 sub. I ragazzi resteranno 24 ore in isolamento ospedaliero per scongiurare infezioni, commozione e gioia in tutto il paese e non solo. Non soltanto porti chiusi alle ONG, ma divieto di sbarco anche alle navi internazionali che si trovano nel Mediterraneo. La richiesta che l'Italia porterà la prossima settimana al tavolo dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, ma dalla difesa si replica, non è competenza di Salvini. A riaprire il tema dell'accoglienza allo sbarco a Messina ieri sera di 106 profughi da una nave militare irlandese.
Il neo segretario del PD Martina bacchetta Matteo Renzi per le critiche rivolte ieri a Paolo Gentiloni. Frasi sbagliate, ingiuste, non le ho condivise, dice Martina, che sottolinea di voler lavorare per un PD diverso e invita a non dividersi, bensì ad attaccare la destra pericolosa che è al governo. Pronta la replica di Renzi via Twitter: io faccio politica, non polemiche. E Berlusconi intanto attacca il decreto dignità, torna il peggio della sinistra dirigista, dice il leader di Forza Italia, per il quale il provvedimento è un male per aziende e per l'occupazione. Berlusconi è solo preoccupato perché il decreto è contro le lobby del gioco d'azzardo, tanto care alle sue televisioni, se ne faccia una ragione, la replica del ministro del lavoro, Di Maio. L'addio a Carlo Vanzina, aveva 67 anni, figlio di Steno, debuttò come aiuto di Monicelli. È stato il regista delle commedie brillanti e dei cinepanettoni, definizione che lui però in realtà respingeva. Con il fratello Enrico ha firmato una sessantina di film di grande successo al botteghino, da Sapore di sale a Vacanze di Natale. Ha saputo insomma raccontare costumi, vizi e difetti dell'Italia. Trionfo Ferrari nel Gran Premio di Silverstone, decima prova del Mondiale di Formula 1. Al termine di una gara entusiasmante vince Sebastian Vettel davanti a Lewis Hamilton e all'altro ferrarista Kimi Raikkonen, terzo. Con questo successo il tedesco consolida il primo posto nella classifica mondiale. Buonasera, benvenuti, buona domenica. Allora, come spesso succede con le buone notizie, arrivano all'improvviso e oggi i soccorsi per salvare i ragazzini imprigionati, sepolti vivi in una grotta sotterranea in Thailandia, sono ripartiti, hanno subito un'accelerazione improvvisa e nel giro di qualche ora 4 ragazzi sono stati portati in salvo, sono stati finalmente liberati. Il governatore, a seguito di questa operazione, ha commentato tutto e è andato bene, effettivamente i ragazzi sono in buone condizioni, apparentemente soltanto uno in condizioni un po' più serie, si sono già ricoverati in ospedale. Per 4 famiglie è già il paradiso, tutte le altre sono ancora imprigionate nell'inferno dell'attesa. Il D-Day per i ragazzi intrappolati nella grotta di Tam Luang comincia alle 10 del mattino, ora locale alle 5 in Italia. Il segnale che l'operazione è partita scatta quando le autorità cominciano a far allontanare i giornalisti dall'area intorno all'imboccatura della grotta, dove i ragazzi e il loro allenatore sono prigionieri da 16 giorni. Poi arriva l'annuncio ufficiale del governatore della regione di Chiang Rai: oggi rivedremo i nostri ragazzi in carne e ossa e li porteremo in salvo all'ospedale. L'operazione viene lanciata prima di quanto si pensasse. L'acqua pompata incessantemente negli ultimi giorni è a livello più basso dentro i cunicoli. Per oggi ancora non piove, ma il monsone di certo non farà sconti, si sceglie di approfittare del momento. Sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi compare questa foto, uno per tutti e tutti per uno, con il team internazionale dei soccorsi uniti per riportare a casa i cinghiali selvatici, così è soprannominata la giovane squadra di calcio. Nei giorni scorsi il tragitto di andata e ritorno delle squadre di soccorso era durato 11 ore, ma oggi l'annuncio che i primi cuccioli di cinghiale sono finalmente all'aria aperta arriva dopo poco più di 8 ore. Un percorso che è stato più agevole del previsto proprio grazie al livello dell'acqua più basso, ma che ha significato comunque nuotare per lunghi tratti col viso coperto da maschere di ossigeno integrali, toccare zone relativamente asciutte, cambiare attrezzatura e poi arrampicarsi come scalatori. Un percorso tutto nell'oscurità, è un percorso compiuto da ragazzini di circa 12 anni, debilitati da oltre 2 settimane sottoterra. Escono a due, vengono subito controllati sulle ambulanze che circondano Tam Luang, poi caricati sugli elicotteri e trasportati all'ospedale di Chiang Rai. Nessun abbraccio coi genitori, i primi giorni anzi li passeranno in isolamento assoluto, separati anche dai loro compagni di avventura. Si teme il pericolo di infezioni, sono salvi e si dice in buone condizioni e così devono restare. Quando il governatore si ripresenta davanti alla stampa internazionale lo accolgono gli applausi, ma quando gli chiedono quando toccherà agli altri ragazzi usa molta cautela. La prossima operazione, dice, comincerà circa tra 10 ore, non più di 20 comunque, ma dobbiamo accertarci che le condizioni siano quelle giuste. Se la situazione è stabile e ci sentiamo sicuri, allora riprenderemo. Ma poco dopo su Chiang Rai e sulla grotta, dove altri 8 ragazzini e il loro allenatore aspettano a loro volta la salvezza, comincia a piovere a dirotto.
Questo naturalmente non è un buon segno, si dovrà attendere dunque qualche ora perché le condizioni siano migliori e soprattutto bisognerà attendere per ricreare le condizioni delle attrezzature utili per poter intervenire nuovamente, perché il percorso che i ragazzi hanno dovuto fare, gli altri faranno nelle prossime ore, è davvero un percorso molto tortuoso, ci sono cunicoli strettissimi per 2-3 chilometri, talmente stretti da non riuscire a passare nemmeno con le bombole, dunque è un percorso complicato per un subesperto. Immaginate cosa possa essere, cosa possa significare per ragazzini che non solo sono piccoli di età, ma alcuni di loro non sanno nemmeno nuotare, quindi hanno davvero dovuto fare un corso accelerato per sopportare questo tragitto. Abbiamo cercato di ricostruire in questo servizio come tutto questo è cominciato e soprattutto il percorso che hanno dovuto sopportare questi che sono usciti e i prossimi. Un incubo lungo 16 giorni e non ancora finito. Una storia che inchioda il mondo allo schermo, sulla pelle i brividi per paure ataviche, uguali a qualunque latitudine. La paura di restare chiusi senza aria né luce per mesi, la paura di affogare in un funicolo stretto, senza via d'uscita. Tutto è cominciato il 23 giugno, quando, a quanto pare per ripararsi dalla pioggia, l'allenatore 25enne porta la squadra all'interno della grotta. Si addentrano, ma poi piove e l'acqua li blocca. I primi giorni i tentativi di soccorso sono vani, c'è troppo pioggia. Il 30 giugno però una pausa nelle precipitazioni facilita le ricerche. I navi SEAL thailandesi riescono a inoltrarsi nella grotta e il 2 luglio i 13 vengono ritrovati da un team di professionisti britannici. L'istantanea di ragazzi sorridenti nonostante tutto fa il giro del mondo e riscalda i cuori. Ma la parola fine non si può scrivere. Si studia la soluzione migliore per portare fuori i ragazzi. Si drena l'acqua e si scavano 10 buchi nel tentativo, risultato vano, di trovare un passaggio all'asciutto. L'acqua portata via è tanta, ma non tutta. Soprattutto c'è un passaggio stretto totalmente allagato, troppo stretto anche per una persona con la bombola d'aria sulle spalle. Altissimo il rischio di attacchi di panico passando lì dentro. Le autorità temporeggiano e forniscono pochi dettagli. Per diversi giorni sembra che le operazioni di soccorso debbano iniziare da un momento all'altro. Forse con l'aiuto di un tunnel di plastica fornito da Elon Musk, il fondatore di Tesla, forse fornendo ai ragazzi maschere speciali svedesi a tutto volto, utili a chi non è un subesperto. Nel frattempo, il 6 luglio, un sub muore per carenza d'ossigeno nella grotta e monta la paura che l'aria finisca. Si aggiunge a quella delle piogge monsoniche. Viene detto agiremo subito, entro domenica, tutti fuori, perché poi pioverà troppo. E invece le operazioni iniziano domenica, non si sa perché. Sul posto c'è il governatore locale a coordinare le operazioni di soccorso. Esponenti politici di più alto grado non si espongono. Ma nonostante tutto l'operazione è riuscita. Maschere a tutto volto, ogni ragazzino aiutato da due sub, i primi 4 piccoli sono usciti. Chi, se i più forti o i più deboli, non si sa. Hanno scelto i medici, che giorni fa avevano detto prima i più deboli. Uno dei 4, però, è in condizioni serie in ospedale. E proprio poco fa, tra l'altro, le autorità thailandesi hanno comunicato, secondo quanto riporta il Daily Beast, i nomi di questi primi 4 salvati thailandesi. Parliamo adesso di migranti perché c'è stata un'accelerazione ulteriore in un climax che davvero sembra non fermarsi più rispetto all'accoglienza dei migranti che arrivano nel nostro paese, perché nonostante i pattugliamenti della Guardia Costiera Libica, nonostante i nostri porti siano chiusi alle organizzazioni non governative, in realtà gli sbarchi continuano. Ieri sera c'è stato l'ultimo a Messina di 106 persone che si trovano a bordo di una nave militare irlandese. Questo ha fatto sì che il ministro dell'Interno Salvini tornasse sull'argomento annunciando di voler chiudere i porti italiani anche alle navi internazionali. Niente soccorsi nel Mediterraneo. Prima lo stop alle organizzazioni non governative, ora il ministro Salvini propone di negare gli approdi nei porti italiani anche alle navi militari internazionali. E lo sbarco di 106 migranti è avvenuto questa notte a Messina a riaprire il tema dell'accoglienza tra porti già chiusi per le ONG e accordi e operazioni internazionali che si vorrebbero ridiscutere. Questa mattina il ministro degli interni twitta: giovedì porterò al tavolo europeo di Innsbruck la richiesta di bloccare l'arrivo nei porti italiani
delle navi delle missioni internazionali. Purtroppo i governi italiani degli ultimi 5 anni avevano firmato accordi perché tutte queste navi scaricassero gli immigrati in Italia. Il battagliero annuncio si riferisce proprio all'ultimo sbarco, quello del pattugliatore irlandese Samuel Beckett, intervenuto nelle acque territoriali libiche per soccorrere 93 uomini, 11 bambini e 2 donne, per la maggior parte provenienti dal Sud Sudan, per poi ricevere direttamente dal Viminale il porto siciliano come ultima destinazione. La nave militare opera nell'ambito di EUNAVFOR-MED, operazione Sofia, varata dal Consiglio europeo nel 2015 dopo una serie di drammatici naufragi nel Mediterraneo. Attualmente sono impegnate una dozzina di imbarcazioni fornite da Spagna, Italia, Irlanda, Francia e altri paesi, coordinati però dalle autorità militari di Roma. È questa operazione UE che Salvini vorrebbe rinegoziare nel tavolo di giovedì prossimo in Austria, insieme a tutti gli altri ministri degli interni europei. In questo modo il ministro leghista vuole allargare anche alle unità navali militari lo stop all'ingresso nei porti italiani, già imposto all'ONG che salvano persone in mare. Solo una nave non militare, il mercantile Maersk, ha ricevuto, dopo un lungo stallo al largo di Pozzallo, il via libera a far sbarcare i migranti nel nostro paese. Per tutti gli altri nessun permesso di attracco, nemmeno per i rifornimenti. La linea di Salvini viene confermata sempre via Twitter dal ministro delle Infrastrutture Toninelli. Abbiamo accolto a Messina 106 migranti salvati da nave EUNAVFOR-MED, cioè le impone folle accordo europeo Sofia con cui Renzi ha svenduto gli interessi dell'Italia. Rispettiamo la regola, ma ora va cambiata. A smentire però Salvini, a preannunciare una presa di distanza all'interno dello stesso governo pochi minuti fa, fonti della difesa fanno notare con fermezza che la questione è di competenza del Ministero degli Esteri e della Difesa, non del Ministero degli Interni. Una risposta a Toninelli arriva da chi sedeva sulla sua poltrona, l'ex ministro Graziano Del Rio. L'accordo da cambiare è quello di Dublino, votato dalla Lega a vantaggio degli amici di Salvini e del gruppo di Visegrad. Con l'operazione Sofia si ridistribuiscono costi e responsabilità dei salvataggi. Tra l'altro la missione Sofia è stata rinnovata proprio un anno fa, il 25 luglio del 2017. Cambiarla probabilmente potrebbe significare perdere il comando di quella missione, il che significherebbe perdere il controllo dello specchio di mare, cioè del Mediterraneo, da parte dell'Italia. Dunque è una situazione davvero molto delicata su cui ragionare. Il ministro all'interno Salvini ha anche un altro fronte aperto in queste ore, quello che riguarda l'essere ricevuto al Quirinale. Come sapete, domani verrà ricevuto alle 12 dal Presidente della Repubblica Mattarella, sarà a colloquio col Capo dello Stato nelle vesti di vice premier, ministro all'interno, come anche oggi ha voluto specificare una nota del Quirinale. Sono escluse dall'oggetto del colloquio dunque le valutazioni o le considerazioni sulla magistratura, chiarisce la nota. Dunque sono state tolte dal tavolo quelle considerazioni polemiche di Salvini, che aveva sollecitato l'incontro con Mattarella proprio per discutere della sentenza che vorrebbe appunto il recupero dei 49 milioni di contributi al partito della Lega, perché naturalmente Salvini ha parlato di attacco alla democrazia ed è del tutto evidente che non si può tirare il capo dello Stato in uno scontro tra poteri, quello cioè di dirimere una controversia tra magistratura e politica. Ma veniamo a un altro scontro di tutt'altro livello, però è quello che si sta consumando in queste ore all'interno del Partito Democratico. Ieri sembrava esserci stata una calma apparente, è stato definito e votato tutto quello che si doveva votare, cioè l'apertura del congresso, anche un possibile periodo per le primarie, e non ci sono state critiche forti alle parole dell'ex segretario Matteo Renzi, che sono invece arrivate oggi, soprattutto da parte del segretario Martina e dal sindaco di Milano Sala. Il giorno dopo l'Assemblea Nazionale gli stracci del PD volano sui social o via agenzie. Il neosegretario a tempo determinato Maurizio Martina ci ha pensato su e 24 ore dopo detta all'ANSA la difesa dell'ex premier Gentiloni. Ieri accusato da Matteo Renzi di aver contribuito alla sconfitta, cancellando i voucher, non mettendo la fiducia sullo Ius Soli, puntando su una sobrietà che non fa sognare un popolo. Un intervento imbarazzante lo ha liquidato l'ex premier con i suoi. Renzi è stato ingiusto, basta dividere fra noi, io voglio un PD diverso, ha dichiarato Martina, ma sono in tanti a sussurrare che avrebbe dovuto farlo dal palco. Il PD ribolle nonostante la tregua sul segretario e la data del congresso e delle primarie previsti per la primavera, prima delle elezioni europee, perché così hanno voluto anche i renziani di rito Luca Lotti, a dispetto del leader. Renzi rilancia su Facebook il suo intervento di ieri. Nessuna polemica, solo politica, basta ascoltare, scrive. Orfini difende il diritto di scontrare.
liberarsi di tutti. In scena, pronti per la fase congressuale, ci sono Nicola Zingaretti, che ad ora raccoglie il consenso di Orlando, Franceschini, Veltroni, lo stesso Gentiloni, i Prodiani e Martina, incaricato di tessere la tela al nord, terreno difficile per il romano governatore del Lazio. Zingaretti ieri ha criticato Renzi solo a margine, la cosa non è piaciuta molto neppure a chi investe sul suo ruolo di ricostruttore e di catalizzatore anche di forze esterne. I sindaci alla Pizzarotti, l'attivismo di Calenda con il suo progetto di fronte repubblicano sulla carta alternativo, ma sensibile agli orientamenti di Gentiloni. Non in corsa per la segreteria del PD, l'ex premier si muove poco e con cautela, secondo la linea che prima bisogna capire cosa succederà a settembre con la legge di bilancio del governo giallo-blu. Visto dai renziani, i tempi più laschi serviranno a Renzi per convincere Graziano Del Rio a correre proprio contro Zingaretti. A quel punto, dice un fedelissimo di Renzi, non ce ne sarà per nessuno. Come farebbe Franceschini a scegliere un ex DS come Zingaretti, scommette. In caso di candidatura di Del Rio, per ora riottoso, anche l'altro renziano in campo, Matteo Richetti, potrebbe rinunciare alla corsa autonoma, troppo amico di Del Rio per fargli concorrenza. In campo invece potrebbe esserci comunque Gianni Cuperlo, convinto che comunque una candidatura di sinistra sia necessaria. Vedremo, dice. Nella confusione non risolta dall'assemblea c'è anche la divergenza sugli schemi. Lo stesso Richetti, come Calenda, sembra considerare perfino nuovi nomi, tipo Nuovo Movimento dei Democratici Europei. Tutto aperto, insomma, compresa la questione del rapporto con i 5 Stelle. Se Renzi chiude, gli altri ritengono che possano entrare in crisi a sinistra e incoraggiare attenzione strategica. È anche questo il tema del day after. Ma c'è anche un altro scontro di cui dobbiamo parlarvi, e questa volta i protagonisti sono su fronti opposti, perché uno è il leader di Forza Italia Berlusconi e l'altro è il capo politico del Movimento 5 Stelle Di Maio. Berlusconi ha attaccato in maniera abbastanza diretta attraverso una lettera al Corriere della Sera il primo provvedimento del governo giallo-verde, cioè il decreto dignità che dovrebbe servire a rilanciare l'occupazione. In realtà dietro questo scontro Berlusconi-Di Maio, che non è il primo peraltro in ordine di tempo, si nasconde anche la perplessità di una parte del centrodestra verso il provvedimento. Ricorderete che la Lega, subito dopo l'approvazione e la presentazione al Consiglio dei Ministri, aveva già annunciato che sarebbero state necessari dei ritocchi in aula, con la controreazione di Di Maio, che disse allora l'importante è che il decreto, il provvedimento, non venga annacquato. Silvio Berlusconi boccia il decreto dignità attaccando frontalmente il governo giallo-verde. Il leader di Forza Italia giudica il provvedimento fortemente voluto dal vice premier e ministro del lavoro Di Maio un male per le imprese e per l'occupazione, e lo fa con un intervento pubblicato oggi sul Corriere della Sera. Una lettera aperta in cui Berlusconi, parlando anche come imprenditore, si dichiara molto preoccupato per le misure contenute nel decreto. Propone ricette già fallite, afferma, si torna così alla peggiore sinistra dirigista. È questo il vero volto del governo per il leader azzurro, che riserva poi la stoccata più polemica al capo politico dei 5 Stelle. Di Maio vuole regolare per decreto una cosa che non ha mai conosciuto, il mondo del lavoro. Le norme del decreto scontentano tutte le categorie produttive, spiega ancora Berlusconi. Non riducono la flessibilità ma i posti di lavoro, scoraggiano i contratti regolari e favoriscono il lavoro nero. È un male dunque anche per i 15 milioni di italiani che vivono in condizioni di povertà. Sono sicuro, è la sfida di Berlusconi alla Lega, che tutti gli eletti con il programma del centrodestra saranno contro in Parlamento. Un doppio fronte, insomma, per Salvini, che dopo aver disertato il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto, aveva fatto capire di volerlo modificare in aula. Ma non accetteremo di annacquarlo, la replica di Luigi Di Maio, che oggi ribatte duro al leader di Forza Italia. Berlusconi, preoccupato per il decreto dignità, se ne faccia una ragione, abbiamo tutelato gli interessi delle fasce più deboli, la replica affidata a Twitter, nell'esclusivo interesse delle famiglie, non delle lobby e del gioco d'azzardo, tanto cara alle sue TV. Lo ricorderete, circa 2 anni fa, il 25 luglio del 2016, ci fu il tentativo di un colpo di Stato in Turchia. Da allora le leggi ordinarie vennero sospese, venne proclamato lo stato di emergenza, il che significa sospendere per esempio la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sono passati 2 anni ma la situazione è ancora così.
aveva annunciato la normalizzazione del presidente Erdogan, la fine dello stato di emergenza con il quale da 2 anni, dalla lunga notte del settato golpe, governa con pugno di ferro la sua Turchia. Ma prima di giurare per porsi di nuovo alla testa di un paese sempre meno democratico dopo un'elezione non limpidissima, vinta comunque non senza difficoltà, il governo uscente ha voluto dare l'ultima stretta su di un'opposizione già ridotta ai minimi termini, cacciando in un colpo solo oltre 18.000 dipendenti pubblici, di cui la metà poliziotti ed il resto militari ed accademici, sospettati di legami con gruppi terroristici. Il solito modo vago per spazzare via e spesso incarcerare chi non la pensa come il presidente e si oppone ai nuovi poteri esecutivi che Erdogan si è dato, prerogative che modificano la Costituzione di Atatürk, conferendo al nuovo sultano un potere al limite del dittatoriale. L'accusa per chi viene rastrellato è sempre la stessa: avere simpatie filo-curde o addirittura essere un agente di Fethullah Gulen, l'imam che vive in esilio in America, considerato da Ankara la mente del fallito golpe. Nel provvedimento si ordina anche la chiusura di 12 associazioni, 3 periodici ed un canale televisivo, quello che rimane delle strutture di un'opposizione già cancellata dalla società turca, privata degli organi di stampa o del diritto di parole di associazione. In questi 2 anni, da quel 15 luglio, notte del golpe, sono più di 160.000 le persone che hanno perso il posto di lavoro in Turchia. Di queste, più di 150.000 sono state arrestate e circa 55.000 si trovano ancora in carcere. Una deriva che preoccupa l'Occidente, di cui fino ad oggi la Turchia è stata un alleato vitale, membro della NATO e paese di frontiera con l'area di influenza russa alla quale Erdogan si è avvicinato. Una deriva che anche la cancellazione delle leggi speciali non può fermare, visti i poteri consegnati nelle mani del presidente che domani giurerà per prendere in maniera definitiva il controllo del paese. Adesso dobbiamo ricordare Carlo Vanzina, regista italiano che si è spento a Roma a 67 anni. Forse non un regista di riferimento per i cinefilm, ma è indubbio che abbia istituito uno stile particolare che era una fusione tra l'evoluzione della commedia all'italiana e quell'umorismo irriverente della televisione, dando origine a quel fenomeno che è stato ribattezzato, suo malgrado, del cinepanettone. Devo dire che con mio padre era un pochino, a parte l'amore e l'affetto e quello che mi ha insegnato, però ero molto severo nel giudizio per i suoi film. Adesso mi rendo conto che sono della stessa parte sua e quindi in realtà facevo male a criticarlo. Certe volte trovo che i suoi film fossero un po' troppo leggeri, un po' troppo facili. Figlio d'arte di quello Stefano in arte Steno, gigante della commedia all'italiana, e dunque nato e cresciuto a Biberone Cinema e Risate, in quell'atmosfera in cui i film leggeri hanno segnato una tradizione importante della nostra cultura cinematografica. Carlo Vanzina era fiero del fatto che nella sua casa fossero passati tutti, da Totò a Ugo Tognazzi, da Mario Monicelli a Ennio Flaiano, da Mario Camerini a Dino Risi. Carlo, con il fratello Enrico, lo sceneggiatore di casa, ha raccolto molto bene l'eredità del padre, mettendo insieme una serissima ditta artistica, capace di far riprodurre e dirigere 1 o 2 film all'anno, circa 60 titoli, magari leggeri ma fondamentali per capire l'Italia degli ultimi 40 anni. Uno specchio della nostra società raccontata con una cifra mai davvero banale o peggio trash. E nonna dove sta? L'avete lasciata? Nonna sta a camera, ha detto lei sta in villeggiatura e rimane a letto. Chi a te te do 200.000 fatta abbastanza, eh? Così pochi? Ah, so pochi. Capirai? Qui che la cortina è persa mi è costata 1 lira, una settimana. Pensa che quindi ci stavamo bene 2 mesi, ci stavamo bene. Per suscitare risate e nello stesso tempo criticare quella voglia di riscatto sociale della classe media che vedeva in Cortina o Saint-Tropez il segno dell'accettazione tra quelli che contano, creando un genere, i film di Vanzina, ovvero cinema di evasione, ovvero i cinepanettoni. Un'invenzione giornalistica, come ebbe a dire proprio Carlo nell'autobiografia di Giorgio Dell'Arti, un'etichetta che mi dà un po' fastidio perché fa sembrare il film un prodotto da mangiare. E difatti Carlo era colto e appassionato, a volte irriverente, come dicono tante battute dei suoi film. Tante risate, qualche scivolata di gusto, da alcuni capolavori degli anni 60 ai titoli più commerciali, bollati dalla critica più severa. Una comicità autenticamente nazionalpopolare, dove il pop ha voluto dire fare incassi da record. Film comunque vicini alla gente, dove viene pennellato un campionario umano in cui è facile riconoscersi e ritrovare chi c'è intorno. Sono gli anni dello yuppismo, ma prima ancora, nel 1983, c'era stato il boom di Sapore di mare e Vacanze di Natale,
diventati il prototipo di tutti i successivi tormentoni cinematografici di Natale. Sigle delle stagioni che passano e con loro la vita. Mentre Carlo con il fratello raccontava l'Italia, lanciava anche attori come Diego Abatantuono, Christian De Sica, Claudio Amendola, Jerry Calà. Fra i suoi lavori anche lo straordinario remake di Febbre da cavallo, un cult firmato dal padre, una sorta di atto d'amore carico di nostalgia per un cinema di altri tempi, ma con le stesse risate 35 anni dopo. Volevo sottolineare che non c'è maniera, manco io. Al Gran Premio di Formula 1 Silverstone c'è stato un incredibile trionfo della Ferrari con la doppia soddisfazione di aver battuto Hamilton, proprio a casa sua. Sebastian Vettel si gode la vittoria che lo porta al comando del mondiale con 8 punti di vantaggio su Hamilton e nel dopogara provoca i suoi avversari, gli inglesi, della tedesca Mercedes, lasciandosi scappare goliardicamente che vincere in casa loro è ancora più bello. Tifo da calcio, passionale. Tac, 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 yeah! Grazie ragazzi, qui a casa loro. Grazie, grazie mille. Non è stata una gara facile per nessuno, la safety car è dovuta entrare in pista per ben 2 volte. Vettel e Raikkonen hanno comunque resistito chiudendo la gara al primo e terzo posto, con Hamilton secondo. In partenza subito un episodio da VAR con Raikkonen che da dietro tampona Hamilton e lo fa girare. L'inglese riparte dall'ultima posizione e recupera sino al secondo posto con una gara eccezionale. Nonostante le scuse di Raikkonen che ammette l'errore e accetta i 10 secondi di penalità che gli hanno dato i giudici, scoppia la polemica tra Ferrari e Mercedes. È felice e non sta nella pelle Sebastian Vettel, il tedesco della Ferrari, è stato autore di una gara pazzesca, ha preso il comando della partenza fulminando Hamilton e poi ha mantenuto la posizione resistendo anche a 2 safety car che avrebbero potuto cambiare le posizioni. Pauroso l'incidente di Ericsson che ha perso il controllo della vettura a oltre 300 km orari, il pilota è uscito dall'abitacolo tra gli applausi del pubblico. Vettel spettacolare nel finale quando dopo l'ultima safety car ha superato Bottas con una manovra da fenomeno. La safety car ha reso tutto più complicato, ha detto Vettel, ma è stata una bellissima battaglia. Nel finale sono riuscito a sorprendere Bottas e non è stato semplice. È una vittoria importante quella di Vettel, una vittoria che dà morale a tutta la squadra. Qui a Silverstone la Ferrari non vinceva da 7 anni. Dopo di noi questa sera parte la prima puntata di un nuovo programma che si chiama WhatsApp, che è un programma che rispolvera, diciamo, dagli archivi televisivi i momenti migliori della nostra rete. Noi però ci rivediamo dopo la pubblicità per gli aggiornamenti. A tra poco. Eccoci nuovo, non ci sono ulteriori aggiornamenti da darvi, vi auguro una buona serata e vi lascio su questa rete WhatsApp. A domani.